Non riesco a smettere. Basta, Diana, basta. No, no, no. Prendiamo una banana, togliamo la buccia e la tagliamo a fettine, non troppo fini, quindi di almeno 1,5 cm. Poi prendiamo uno stampo da 18 cm di diametro, unto e infarinato, e sulla base andiamo a spolverare dello zucchero. E ora vado a distribuire anche le fette di banana sulla base. Questa ricetta deve essere interessante, già lo vedo. Sei curioso? Assolutamente sì. Secondo me non te lo aspetti. Ah sì? No, non ti aspetti ciò che sarà poi alla fine questa ricetta. Ora taglio anche una seconda banana, stesso spessore, Eh sì, anche perché dobbiamo circa continuare e finire la la base. base. La base è pronta, quindi adesso la mettiamo da parte. Ora nella ciotola metto un uovo, aggiungo anche 40 g di zucchero e comincio a montare con le fruste. Le uova sono diventate belle chiare e spumose e quindi ora aggiungo anche 50 g di olio di semi di girasole mentre continuo a montare. Ora aggiungo anche 100 g di bevanda vegetale, potete usare quella che preferite, di mandorle o di soia. Passiamo agli ingredienti secchi. Qui ho 60 g di farina di mandorle, e ora aggiungo 60 g di farina del grano saraceno. Ed ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora aggiungo anche 6 g di lievito in polvere per dolci. E E ora indovinate un po', papparabà, cosa le aggiungiamo? tue preferite, le gocce di cioccolato fondente. Ore, quante ne mettiamo? Qui ho aggiunto 30 g. Ora riprendiamo la base fatta prima con le banane e andiamo a versare sopra il nostro impasto. Mamma mia, deve essere una goduria, Diana. Davvero incredibile. Poi solitamente le banane nei dolci danno un sapore che Vero? è il top veramente. Banane e cioccolato poi. Mamma. Pronti per infornare la torta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti. Io sono pronta, vado. Ragazzi, mentre aspettiamo la nostra torta, l'aiuto più grande che potete darci è lasciare un mi piace a questo video e condividerlo con tutti i vostri amici, così più persone potranno fare questa meravigliosa ricetta. Inoltre ci trovate anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, mi raccomando seguiteci anche lì perché pubblichiamo cose molto interessanti, vi aspettiamo anche lì. E ora siamo pronti per vedere finalmente come è venuta questa meravigliosa torta. Vi dico già che c'è un profumino buonissimo in casa, quindi andiamo subito a rovesciarla. Io ho messo un piatto sopra. Oh. Vediamo, vediamo, vediamo. Eccola qua! Ma non è finita qua, vero Diana? Wow! No, non è finita qua. Ora sopra vado a spennellare del miele. Questa torta, Bella, cosa non deve essere eh? questa torta? Banane e cioccolato, ragazzi, avrà un sapore incredibile. Incredibile. Dai, dai, adesso l'assaggiamo. Taglio una bella fetta per me questa volta. Tanto. Ma in realtà tutte le volte la taglio per me. Vediamo un po' com'è venuta, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi, deve essere incredibile Oh, questa cosa qua. uno strato di banana e uno Guardate qua, strato mi di pan avvicino di ancora di Spagna. più, guardate. Ma quanto è golosa questa torta? Scrivetecelo qui sotto, siamo curiosi di sapere se la farete. Guarda, guarda, guarda che bella. Pronto? Guardiamo all'interno. Guardate che bella, stupenda. Vai. È soffice, è intensa, si scioglie in bocca. In poche parole, dovete farla.